Tribunale fallimentare di Benevento ha respinto il concordato preventivo della MTS. Protesta dei lavoratori, i sindacalisti, un fallimento. Aveva 35 anni ed era già noto alle forze dell'ordine, Vincenzo Artistico, massacrato per strada, nella notte, nel napoletano. Singolare rapina a Napoli, vittima e malviventi si stringono la mano, arrestati due responsabili. Aggredisce due volte in poche ore la compagna ai carabinieri, prima denunciato e poi arrestato, un 29enne di Laviscanina. Rapporto tumori ambiente, arriva dalla regione Campania una commissione per la sola terra dei fuochi. Il giorno della memoria in prefettura con le note del conservatorio, cerimonia di ricordo della Shoah a Benevento. Del Media News apriamo con il capoluogo sannita MTS nella bufera, concordato respinto e azienda verso il fallimento, i dipendenti arrivano in bus e occupano Palazzo Mosti. Vediamo. The End, sancito il fallimento per la MTS, la società in-house che gestisce il trasporto pubblico a Benevento. L'ha chiesto la procura locale, respingendo il concordato presentato dall'azienda, guidata dal presidente Mirko Francesca. Scatta dunque la protesta dei dipendenti, non appena appresa la notizia. La delegazione dei lavoratori dell'azienda di trasporti urbani, giunti con il pesante mezzo pubblico davanti Palazzo Mosti, sede del comune che si affaccia appunto su via Annunziata, hanno risalito lo scalone e sono entrati nella sala consiliare, chiedendo di incontrare il sindaco Fausto Pepe e il vice sindaco Raffaele Del Vecchio. E come purtroppo ci aspettavamo, abbiamo perso l'azienda, cioè abbiamo perso 100 posti di lavoro, abbiamo perso 100 posti di lavoro con 100 dipendenti con le relative famiglie. Il comune aveva due aziende, la ASI e la MTS. Il 50% di queste due aziende è andato in fallimento, perché oggi noi siamo falliti purtroppo. Questa qua è una colpa, dobbiamo addebitarla a chi? Chi ci ha gestito fino ad oggi? A quelli dobbiamo addebitarla questa colpa. Chi ci ha gestito fino ad oggi? Perché noi quando dicemmo all'amministrazione comunale che non dovevamo fare il concordato preventivo perché non sapevamo, potevamo anche fallire, non c'è stato a sentire l'amministrazione comunale, purtroppo. Abbiamo contestato l'acquisizione del parcheggio di Porta Rufino, abbiamo contestato il taglio di 1 milione di euro del 1° gennaio 2013, perché da quel momento a noi sono iniziati i nostri guai, perché noi l'azienda credo che non ha potuto più pagare a nessuno, perché su 4 milioni di euro il comune ci ha tolto 1 milione di euro, ma di che cosa vogliamo parlare? La motivazione sarebbe l'insolvenza della municipalizzata, che secondo i giudici non sarebbe in grado di sanare i debiti nei confronti dei creditori. Noi siamo un'azienda di servizio, non siamo un'azienda che produce reddito, noi siamo un'azienda che porta a scuola i studenti, noi siamo un'azienda che porta i lavoratori a lavorare, questo è quello, non possiamo permetterci un biglietto di 20 euro, ma il biglietto è quello di 1 euro, di 90 centesimi, e quindi su questo l'azienda non può camminare con le proprie gambe. Invece il comune che ha fatto ci ha tolto 1 milione di euro, ci ha tolto 300 euro a stipendio noi 3 anni fa, noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo tentato di salvare l'azienda, ma come dipendente possiamo dire che abbiamo fatto il massimo, non so gli altri se hanno fatto il massimo. Ora la gestione provvisoria è nelle mani di 3 commissari, Bosco, Palumbo e Ambrosini, divenuti liquidatori. E ancora MTS, solidarietà e vicinanza, ma anche delusione e rammarico. I sindacalisti sono vicini ai dipendenti e alle loro famiglie che hanno creduto nelle rassicurazioni che di volta in volta gli hanno propinato gli attuali amministratori. Sentiamo i sindacalisti. Io personalmente mi rammarico su questo, perché comunque so che i creditori hanno accettato il concordato, e oggi chiudere un concordato al 68% realmente è un paradosso, perché diciamo, la legge si spiega che anche al 15, al 20% diciamo, i creditori accetterebbero qualsiasi diciamo, spiraglio pur di ricavare i soldi che erano trattenuti, quindi al 68% quasi l'intero importo del concordato. E su questo noi comunque siamo rammaricati, che dire, anche qualcosa sul CDA, una toccatina ci vuole, ma non me ne vogliono, perché comunque hanno lavorato anche bene in questi 2 anni, però bastava quel pizzico in più da comunque far capire ai giudici, alla commissione giudicante, che comunque l'impegno dei dipendenti c'è, ci sarà e ci sarà anche da domani mattina, vista che oggi c'è stato questo esito negativo. Questa è l'ennesima mazzata per la città di Benevento, è vero è che anche le altre aziende delle città della Campania sono fallite in tempi recenti, però Benevento ha un problema in più, quello di trovare un soggetto
che possa riprendersi il servizio della nostra città. Abbiamo un personale abbastanza numeroso, questa è una grande preoccupazione, però dobbiamo mirare affinché nessun posto di lavoro possa essere perso. Le istituzioni beneventane sappiamo tutti che sono in difficoltà, abbiamo per il momento recuperato il pericolo della soppressione della prefettura, dell'accorpamento della prefettura con Avellino. Speriamo che la Camera di Commercio non subisca la stessa sorte in tempi brevi e che tutti i lavoratori possano rimanere in servizio. E siamo alla cronaca, apriamo con un pezzo di cronaca nera. Aveva 35 anni ed era già noto alle forze dell'ordine. Vincenzo Artistico è stato massacrato per strada nella notte nel Napoletano. Il servizio. Omicidio in strada la notte scorsa a Marianella, piccolo comune in provincia di Napoli. Un uomo di 35 anni, identificato come Vincenzo Artistico, è stato accoltellato a morte mentre stava passeggiando tra via Umberto I e via Parrocchia. Un gruppo di persone non ancora identificate avrebbero avvicinato il giovane e lo avrebbero aggredito con diverse coltellate. L'aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte. Per Artistico, già noto alle forze dell'ordine, non c'è stato nulla da fare. Il 35enne è stato trasportato all'ospedale di Nola, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Castello di Cisterna, che stanno analizzando i filmati delle telecamere installate nell'area e stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Artistico e le sue frequentazioni. In particolare i carabinieri si stanno concentrando su una lite scoppiata prima dell'agguato all'esterno di un locale pubblico di Corso Umberto, che ha visto il coinvolgimento della vittima. Ha un nome il cadavere carbonizzato dell'uomo trovato dai carabinieri in una strada sterrata nei pressi dell'uscita di Grumonevano dell'asse mediano. Si tratta di Antimo Chiariello, ex genero del boss Mario Verde. Chiariello si era separato dalla figlia del boss circa un anno fa. L'uomo, 44 anni, aveva piccoli precedenti ed era stato indagato per associazione mafiosa nel 2006. Antimo Chiariello è stato assassinato con due colpi di pistola al viso e poi dato alle fiamme. Singolare rapina a Napoli, vittima e malvivente si stringono addirittura la mano, arrestati i due responsabili. Il servizio. È finita con una stretta di mano tra il rapinatore e il gioielliere, all'insegna della più classica delle sindromi, quella di Stoccolma, la rapina messa a segno da una coppia in una gioielleria di Ponticelli. I due malviventi sono entrati nel negozio fingendosi clienti, poi l'uomo, Giuseppe Merolla, napoletano di 30 anni, evaso dagli arresti domiciliari per commettere la rapina, ha estratto la pistola, minacciando il titolare, mentre la donna che lo accompagnava, di 38 anni, napoletana anche lei, svuotava la cassaforte. Quindi il singolare epilogo, con la donna che esce dal negozio con la refurtiva e l'uomo invece che rimane a chiacchierare con la vittima, con la quale socializza mostrandogli anche il suo documento. Infine i saluti con una stretta di mano tra i due. La telefonata di alcuni passanti al 112 ha messo i carabinieri sulle tracce dei due rapinatori. Al termine di un breve inseguimento a piedi, Merolla è stato arrestato. Aveva con sé anche l'arma di cui si era servito, una 7,65 con matricola a brasa e colpo in canna. La sua complice invece, vistasi braccata dalle forze dell'ordine, si è costituita. Due scuole di Caserta, la media Dante Alighieri e l'elementare Lorenzini, sono state evacuate per alcune decine di minuti a causa di un allarme terremoto che si è poi rivelato falso. A determinare la decisione dei dirigenti scolastici, le vibrazioni ai due edifici, che però hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto, sarebbero state provocate dai lavori in corso nella vicina caserma dell'esercito Ferrari Orsi. Dopo che i pompieri hanno verificato l'assenza dei problemi alle strutture, così le lezioni sono proseguite. Aggredisce due volte in poche ore la compagna e i carabinieri, prima denunciato e poi arrestato un 29enne di Raviscanina nell'Alto Casertano. Vediamo. Aggredito due volte in poche ore la compagna di 29 anni e i carabinieri intervenuti su richiesta della donna, finendo prima denunciato e poi alla fine agli arresti domiciliari in ospedale. Protagonista un 49enne di Raviscanina nell'Alto Casertano, l'uomo affetto da uno stato di sofferenza psichica è finito in ospedale a Sesso Runca, una prima volta ieri dopo aver aggredito la compagna e i militari della stazione di Ailano. Una volta tornato libero ha ripreso ad aggredire la 29enne. Nella notte la nuova richiesta di intervento della donna. I carabinieri della stazione di Vairano Scalo lo hanno condotto in caserma. L'uomo ha ferito un militare tirandogli addosso una bottiglia di plastica piena di acqua. A quel punto è scattato l'arresto e il nuovo ricovero a Sessa Orunca, in attesa di essere processato per direttissima.
Un ventenne di San Lorenzello ha colpito ripetutamente alla gola con un coltello il padre, ferito la sorella di 16 anni e il fratellino di 10 che hanno cercato di difendere il genitore. Secondo i racconti dei fratelli, il giovane stava discutendo per futili motivi con il padre e quando ha perso la ragione lo ha colpito più volte al collo con un coltello da cucina. Mentre il ragazzo veniva arrestato dai militari della stazione di Cerreto Sannita, supportati da quelli del nucleo radiomobile della compagnia con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, i familiari sono stati accompagnati presso il RUM. Il padre che ha avuto la peggio, anche l'aggressore, poi è ricoverato presso l'ospedale RUM dove è piantonato perché sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Una lite per questioni ereditarie sfociata in un tentato omicidio e con un ferito in prognosi riservata. Questa è la vicenda accaduta nel tardo pomeriggio di ieri in Contrada Monaca a Montesarchio. I carabinieri hanno tratto in arresto un artigiano di 31 anni del posto che si è poi presentato spontaneamente in caserma. Ad Ariano Irpino invece è stata scoperta una discarica abusiva a cielo aperto, 47enne della provincia di Salerno, denunciato dai militari. I carabinieri di Isernia, Molise, hanno arrestato a Rionero Sannitico una persona ricercata per violenza sessuale su due donne, una delle quali è minorenne. L'uomo è un 35enne della provincia di Napoli. Le violenze sarebbero state compiute a Pompei e Torre Annunziata, entrambi i centri del napoletano. È stato tradotto nel carcere di Ponte San Leonardo. Sempre i carabinieri hanno arrestato un 40enne di Isernia per rapina aggravata compiuta alcuni mesi fa a Monte Roduni. La sua vittima era stata un pensionato, il 40enne rinchiuso nel carcere di Isernia. Rapporto tumori ambiente. Arriva dalla Regione Campania una commissione per la sola Terra dei Fuochi. I dettagli. La Regione Campania intende voltare pagine in materia di monitoraggio ambientale e lotta all'inquinamento. Per ora, però, viene privilegiata solo la zona della cosiddetta Terra dei Fuochi, lasciando irrisolto il problema atavico dell'aumento dell'incidenza tumorale nell'agro nocerino sarnese, purtroppo dovuto anche all'inquinamento. È stata infatti nominata dal Consiglio dei Ministri la Commissione per il potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio e tutela di terreni, acque di falde, pozzi in Campania. Peccato che ciò non corrisponda al vero, perché in questo caso la Campania in questione è solo quella della Terra dei Fuochi, mentre i dati recenti forniti dall'ARPAC rispetto alla pessima qualità dell'aria e del problema inquinamento delle acque nell'agro potevano, dovevano anzi, aprire le porte ad una ricerca scientifica per arrivare a una risoluzione del problema anche nelle città a nord della provincia di Salerno. L'inizio di una vera e propria lotta contro l'inquinamento e il conseguente aumento dei tumori in Campania è stata annunciata dal governatore De Luca in una nota. Lo ha ribadito De Luca anche durante l'incontro con Tiziana Spinosa, nominata dal Consiglio dei Ministri nella commissione, che si insedierà mercoledì prossimo a Roma, in rappresentanza della Regione Campania. Il lavoro programmato riguarda l'acquisizione dei dati per ottenere una valutazione oggettiva e definitiva sui livelli di inquinamento, sulla base di indagini affidate a istituzioni scientifiche. Il lavoro sarà intrecciato col riavviato registro dei tumori e con il coinvolgimento dell'Istituto Pascale di Napoli per uno screening sull'incidenza delle patologie tumorali, in particolare sulle popolazioni più giovani. Della commissione appena nominata fa parte anche l'ex sindaco di Salerno, Mario De Biase, in qualità di commissario delegato alle bonifiche. Il giorno della memoria in prefettura con le note del conservatorio, cerimonia di ricordo della Shoah a Benevento. Vediamo. Nella giornata internazionale istituita per ricordare le vittime della Shoah, ricordo e dolore. Nel salone di rappresentanza della prefettura di Benevento, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili e militari, anche quest'anno la cerimonia del giorno della memoria, il ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico e dello sterminio nei campi nazisti e dei deportati militari e civili italiani. Nell'occasione è stata consegnata la medaglia della memoria a Matteo Del Re e Michele Pacifico e ai familiari di Salvatore Agostinelli, Fioravante Bologna, Antonio Del Re, Francesco Del Re, Domenico Salvatore Fiorilli, Francesco Fischetti, Nicola Fusco, Salvatore Gallo, Giuseppe Maiello, Michele Pacifico, Pasquale Pacifico, Antonio Petrillo, Tommaso Pizzi e Giuseppe Rea. Nel corso della celebrazione il maestro Rossella Vendemmia ha eseguito alcune composizioni musicali nate nei lager e tratte dalla raccolta Le note della memoria, la musica spezzata della Shoah.
L'ANAS comunica che sulla strada statale 87 Sannitica è prorogato fino alle ore 18 di mercoledì 30 marzo il senso unico alternato della circolazione tra il chilometro 97-200 e il chilometro 97-600 nel territorio comunale di Morcone. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto situato al chilometro 97+400. Biliardo, che passione, domenica 31 a San Salvatore Telesino l'inaugurazione della nuova sede della SD Stare Insieme. Sentiamo. Stare Insieme a SD nasce nel 2008 per iniziativa di un gruppo di amatori del biliardo, un'attività che inizia con un De Blasi modello Verona e che cresce negli anni con l'adesione di sempre nuovi appassionati. Nel 2010 viene installato un altro biliardo, gemello del precedente, poi arriva il terzo. Oggi i biliardi sono quattro e tra pochi giorni l'associazione di San Salvatore Telesino avrà una nuova sede in via Gioia. Noi abbiamo 85 associati ufficialmente. E le dirò di più, potremmo essere anche il doppio, ma noi selezioniamo i nostri soci perché non vogliamo persone per bene, senza che nessuno si offenda. Un ambiente accogliente, più spazioso e luminoso. Il taglio del nastro della nuova sede domenica 31 gennaio alle ore 19, al termine di un torneo inaugurale con la presenza di autorità civili e religiose. Il socio più piccolo e quello più grande? Dunque, il socio più piccolo di età ha 22 anni e si chiama Marco Napolitano. Il più vecchio è Enrico Damiani, 73 anni, il quale sono io. Ci sono delle donne? Attualmente due o tre, però aspiriamo ad averne molto di più, perché il locale permette, prima eravamo un po' strettini, adesso aspiriamo ad un, come dire, che questa società diventi femminile e maschile. Di San Salvatore sono una ventina. Gli altri sono della provincia, anche fuori la provincia vengono. Ed ora lo sport giocato. Sarà l'arbitro D'Amato di Barletta a dirigere il derby, D'Amato di Barletta a dirigere il derby Milan-Inter, posticipo domenicale della giornata numero 22 del calcio di campionato di calcio di Serie A. Napoli-Empoli in programma domenica alle 15, sarà arbitrata da Massa di Imperia. Allenamento con il San Vito Positano, club di eccellenza presieduto da Alessandro Cecchi Paone per il Napoli. L'allenamento con una partitina di due tempi di 30 minuti è stato organizzato per chiudere le polemiche innescate dalle offese rivolte dal tecnico azzurro Maurizio Sarri a quello nerazzurro Roberto Mancini nel corso di Napoli-Inter di Coppa Italia. Allarme rientrato per Gonzalo Higuaín, l'attaccante del Napoli ha riportato solo una botta alla gamba destra nel corso proprio dell'amichevole. Giornata numero 24 del campionato di calcio di Serie B, Avellino-Cagliari, venerdì alle ore 20:30 sarà diretta da Pinzani di Empoli. In occasione della gara Casertana-Lecce, in programma allo Stadio Pinto di Caserta, sabato 30 gennaio alle ore 20:30, il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Puglia, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione US Lecce. Scuola e iscrizioni. In questa edizione vi proponiamo un redazionale realizzato con i ragazzi dell'Istituto Superiore di Faicchio, a studenti e genitori alle prese con la scelta delle superiori, immagini e testimonianze di ragazzi che hanno già scelto e sono soddisfatti del percorso di studi intrapreso. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al redazionale, alle previsioni del tempo e alla nostra programmazione. Arrivederci. Il nostro istituto di istruzione superiore ha sede in Faicchio, in provincia di Benevento, in una struttura moderna e confortevole. Il periodo per il turismo si occupa dell'organizzazione e della vendita di viaggi e di vacanze. Il turismo è infatti una delle maggiori risorse del nostro paese, così ricco di storia, arte, tradizione e cultura. La nostra scuola coniuga le conoscenze tecnico-professionali con quelle linguistiche per poter formare al meglio gli esperti del turismo. Frequentando il nostro istituto diventerai protagonista di una grande nazione, l'Europa. Bye bye, buonasera. Per la nostra formazione nel settore turismo disponiamo di laboratori linguistici e professionali come l'agenzia simulata e di ampi spazi per le attività sportive. Ogni aula offre una LIM connessa alla rete Wi-Fi per garantire uno studio moderno ed in linea con i nostri tempi. Inglese, tedesco e francese sono le lingue studiate. Inoltre, speciali attività pomeridiane integrano la conoscenza di ulteriori lingue.
russo e spagnolo. Il diplomato nell'indirizzo odontotecnico possiede le competenze necessarie per predisporre in laboratorio apparecchi di protesi dentale. In particolare è in grado di applicare tecniche di ricostruzione, osservare norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l'esercizio della professione, dimostrare buona manualità e doti relazionali, aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro. Nel nostro istituto, oltre alle discipline comuni, ai corsi di studio, vi sono le seguenti discipline specifiche dell'indirizzo odontotecnico, ossia anatomia generale del corpo umano, igiene dentale, indirizzo e modellazione odontotecnica, esercitazioni di laboratorio odontotecnico, gnatologia e scienze dei materiali odontotecnici. Punto di forza dell'indirizzo è la pratica laboratoriale. Il laboratorio odontotecnico di Faicchio possiede diverse attrezzature che si caratterizzano per modernità e sicurezza. In particolare, banchi da lavoro odontotecnici, una camera di preparazione gessi e infine una lavagna interattiva multimediale. A conclusione del percorso di studio, il diplomato odontotecnico ha la possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo del settore sociosanitario, laboratori odontotecnici e dentistici. Il diplomato odontotecnico ha la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, sebbene la sua vocazione sia legata alle discipline universitarie sociosanitarie, quali odontoiatria, scienze infermieristiche, medicina e chirurgia generale, igienista dentale, scienze biomediche. Le conoscenze acquisite sono approfondite con viaggi, esperienze all'estero ed importanti stage. Ti aspettiamo! Previsioni per venerdì 29 gennaio. Le condizioni del tempo non cambiano, con l'alta pressione sempre predominante sul nostro paese. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo poco nuvoloso sull'arco alpino, nebbia localmente fitta e persistente sulla pianura padana, piovigine sulla Liguria e sole sulle coste venete. Spostiamoci al centro, nebbia in Umbria, sul Viterbese, sulla Toscana, sull'Abruzzo e sul Molise. Piovigine sparsa sull'Alta Toscana, più soleggiato sul resto dei settori. Raggiungiamo infine anche il sud, dove il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con più nubi presenti lungo le coste della Campania e clima mite ovunque. Come saranno i venti? Saranno dappertutto deboli e da direzioni variabili. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata. Minime che rimangono pressoché invariate, con valori compresi tra lo 0 e i 10 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo 10-13 gradi al nord, 9-12 gradi al centro e fino a 17-18 gradi al sud, specie nelle isole.